Allora, mi hanno detto che per fare un buon pesto bisogna farlo con un po' di sale, un po' d'aglio, sale grosso naturalmente, perché così pestandolo le foglie si sbriciolano meglio col sale grosso. Allora, cominciamo a pestare piano piano, poi ci si aggiunge il timone, una manciata di timone e si va avanti con un po' di formaggio grana. E si continua a pestare, pestiamo, pestiamo, pestiamo finché raggiungiamo un certo livello di pestaggio. Aggiungiamo il pecorino e tiriamo avanti ancora. Il pesto è molto semplice da farsi, solo che ci vuole un mertaio, la volontà e la voglia di poterlo fare. Dobbiamo rovesciarlo per ben bene e dopo averlo girato, rigirato e rigirato ancora, ci vuole sempre circa 10 minuti per fare un pesto buono. Vediamo che sta arrivando, ci aggiungiamo poi un pochino d'olio in modo da poter amalgamare il tutto un pochino meglio. Ecco che arriva l'olio, riusciamo ancora ad amalgamarlo bene, lo giriamo ancora ancora. A me non piace tanto sottile, mi piace piuttosto grossolano, che si senta che è pesto e che si senta che è gelino, non surriscaldato, ma naturalmente pestato. Ecco il mio pesto.